Allora, parlavamo di transizione energetica, in un modo o nell'altro, da una parte o da questa bisogna farla, attuarla, però forse non si è stati così, o non si è voluti essere così lungimiranti dal capire quale realtà andavano ad impattare maggiormente, le conseguenze, le ripercussioni. Abbiamo visto il mercato dell'auto, ne accennava anche lei, con tutta la catena, la filiera lunga che arriva proprio da noi sulle piccole e medie aziende. E per il resto come va ad impattare questa transizione energetica e anche l'intelligenza artificiale applicata alle aziende? Potrebbe avere qualche sconquasso? La transizione energetica è una grande sfida, è una grande sfida che sta portando a cambiamenti importanti. Il settore auto purtroppo ne sta pagando le conseguenze. Le opportunità sono difficili da cogliere, il livello di sostegno pubblico agli investimenti green non è particolarmente significativo, per cui l'onere rimane abbastanza sulle spalle di noi imprenditori. Da un certo punto di vista bisogna darsi da fare, nessuno discute sulla bontà delle intenzioni, ma gli strumenti sono pochi, sono piccoli e certamente non arriveranno mai a soddisfare, intendo, le fonti rinnovabili non copriranno mai il fabbisogno di energia della Ecco, nostra economia e della nostra facciamo industria. proprio l'esempio della sua azienda molto energivora. Quali miracoli sarebbero necessari per non essere così energivora qualora entrassero in vigore in Italia e venissero recepite quindi delle direttive che sono abbastanza cogenti? Guardi, noi come prima cosa stiamo lavorando a un grande impianto fotovoltaico da 1 MW che coprirà una parte dei nostri fabbisogni, no, non tutto, ma insomma una parte abbastanza importante dei nostri fabbisogni energetici. Stiamo lavorando sul tema sostenibilità, bilancio di sostenibilità, che è però più È più un quello sociale, argomento sì. di copertina, utile certamente, ci adeguerà magari in anticipo rispetto agli obblighi normativi, però non porterà cambiamenti sostanziali molto grandi. Sicuramente è una grande sfida, io credo Ma serve per che. le banche il bilancio di sostenibilità? Ma serve anche Anche no? comunque per gli stakeholder, per i Certo, clienti, sì, per i per i clienti, concorrenti, sì. voglio dire, è comunque un segno che mi piace che Certo. le nostre aziende diano e trovo corretto che siamo i primi a aprire questa strada. Il tema vero è che il fabbisogno energetico è e sarà sempre più alto, l'energia artificiale, l'intelligenza artificiale ne richiederà sempre di più e le Infatti. fonti tradizionali, ma anche le fonti rinnovabili, non sono sufficienti, quindi temo che la svolta verso un nucleare, mi auguro pulito, mi auguro sicuro, mi auguro di nuova generazione, è inevitabile. Timori, beh, a parte i tempi che sono neanche tanto brevi, perché anche il nucleare di nuova generazione sono anni di cui si parla per necessario ad attuarlo con tutte le sicurezze e le garanzie. Poi anche il discorso non vicino a casa mia, Come al solito in Italia. ma Quando hanno deciso dove? dove mettere le navi per rigassificare il gas liquefatto, c'è stata una polemica infinita, si ricorda Piombino piuttosto che sull'Adriatico, e parliamo di impianti che sono davvero quasi puliti e senza alcun grave impatto. Immaginarsi una centrale nucleare, ci sarà la gara a chi lo allontana di più. Infatti, prima ne accennavo fuori onda l'altra questione, che comunque un paese è prospero, si arricchisce, eccetera, può muoversi anche quando ci sono situazioni internazionali un po' difficili, quando l'economia interna si muove, quindi i consumi. Faccio l'esempio da Cina, dei problemi interni con delle ripercussioni, per esempio nel settore del lusso è in crisi a livello mondiale, perché la Cina, i consumi interni sono bloccati e il lusso è l'ultimo dei problemi dei cinesi. Germania, hanno tirato i remi in barca, ma anche gli italiani, il nord-est in particolare il Veneto, sono capaci di tirare tanto i remi in barca quando c'è paura, quando c'è timore, non ci sono certezze. Se poi lei parla anche di potenziali licenziamenti o licenziamenti in atto, questo spaventa i cittadini. Un cittadino che non può consumare, non può spendere perché non ha potere d'acquisto, infatti l'italiano è in Europa il penultimo, se non sbaglio, come potere d'acquisto, no? Quindi siamo messi malissimo. Dove vogliamo andare? Lì, questo Certo, riguarda anche voi imprenditori in un modo o nell'altro. guarda, è una situazione un po' complicata. Per frenare l'inflazione, che insomma era andata a livelli insostenibili, si è agito sui tassi di interesse. I tassi di interesse molto alti a livello di banche centrali in tutto il mondo hanno bloccato i consumi, hanno ridotto gli investimenti e hanno innescato un circolo vizioso che adesso sarà un po' difficile
cambiare e invertire. Nell'immediato. Per cui la situazione è questa. I risparmiatori italiani da sempre hanno sempre avuto una propensione al risparmio importante, eravamo il paese che risparmiava di più al mondo alcuni anni fa, poi siamo stati superati dal Giappone e poi da altri paesi. Comunque rimaniamo un paese di persone che spendono quando hanno la capacità di farlo. Per cui tutti questi fattori insieme condizionano molto la ripresa economica, per cui non sarà immediato vedere ripartire l'industria, e credo che serviranno stimoli che oggi il nostro paese non è in grado di dare. Le risorse su cui si può contare per la manovra economica che stanno definendo e discutendo in questi giorni sono poche. Abbiamo avuto dispendi enormi per il 110%, per altre iniziative che adesso non stiamo a discutere perché è inutile piangere sul latte versato, ma oggi lo Stato deve pagare gli interessi sul debito pubblico enorme, e piuttosto che stimolare la domanda, piuttosto che gli investimenti. E gli investimenti, per esempio, delle nostre aziende sono in diminuzione. L'industria delle macchine industriali, altro settore molto importante nel Padovano, nel Veneto, in Italia, è in crisi perché gli ordinativi sono in forte calo. Quindi è un cane che si morde la coda, un circolo vizioso, non facile da disinnescare. Ecco, come rappresentante di questa categoria, che comunque è rappresentativa di uno spaccato di realtà molto importante, che cosa si sentirebbe di consigliare a quegli imprenditori che vivono il quotidiano e non sanno che cosa gli si potrebbe presentare davanti in uno scenario internazionale non così esaltante? Di avvicinarsi a Confapi Padova, di associarsi a Confapi Padova. Ma perché cosa? Di venirci a conoscere. Noi siamo un gruppo, io adesso è da poco, ma lo frequento da qualche anno ormai, sono presidente da pochi giorni, ma c'è un'associazione solida, fatta di imprenditori veri, gente dell'economia reale, che produce, che lavora, che lotta, che conosce i valori del lavoro, dell'impegno, che è ottimista, che è coraggiosa, che esporta, che viaggia, che si dà da fare, che investe e che cerca di invertire queste tendenze. E gente, gli imprenditori padovani danno lavoro a tante persone, parliamo di migliaia e migliaia di aziende, decine di migliaia di dipendenti. Quello che posso dire è a tutti i nostri amici imprenditori: noi possiamo darvi una mano, intanto facciamo network insieme, troviamoci, parliamo, condividiamo l'esperienza, che ha già un valore enorme. Poi abbiamo anche dei suggerimenti, degli aiuti che possiamo dare in termini di finanza agevolata, di formazione, che sono le attività che Veneto Più, la società collegata a Confapi Padova, dà quotidianamente con uno staff di professionisti molto preparato. Quindi possiamo dare un contributo professionale importante. Ma che cosa manca alla nostra imprenditoria? Che cos'è che viene a mancare secondo lei? Visto che lei l'ha analizzata anche da, non solo da imprenditore attualmente, ma da chi ha svolto ruolo di responsabilità. Guarda, la nostra imprenditoria è fantastica, è intraprendente, è coraggiosa, ha fatto miracoli, ha costruito un paese. Se lei pensa alle difficoltà del dopoguerra, di 60, ma questo 70, passato, quello lo che sappiamo, ha fatto i nostri papà, i nostri nonni è straordinario. Ma adesso? Oggi manca forse un po' la forza di poter crescere. Le aziende piccole come le nostre hanno tanti pregi e hanno anche alcuni limiti. Per esempio, la ricerca e sviluppo: quando è un'azienda piccolina con un fatturato limitato, è difficile destinare risorse importanti alla ricerca e sviluppo. La ricerca e sviluppo è quella che può far fare un salto di qualità, portare un prodotto innovativo sul mercato per sbaragliare la concorrenza. Per esempio, in questo è fantastico il rapporto che si potrebbe sviluppare con l'università. Noi siamo in contatto con l'Università di Padova, ci sono moltissime start-up con idee interessanti, e questo potrebbe sopperire alle carenze delle PMI in termini di ricerca e sviluppo. Poi è evidente che una piccola media azienda o piccola media industria ha anche possibilità in termini di capitale, di finanza limitate, quindi grandi investimenti, sbocchi all'estero significativi, grandi operazioni di M&A, di finanza straordinaria non sono possibili. Quindi direi che la dimensione delle nostre aziende limita un po' anche nel senso di attirare manager capaci, bravi, per tanti motivi, sia per motivi di grandezza stessa dell'azienda che per motivi di costo di un manager di un certo livello. Quindi sono dei limiti, abbiamo tanti pregi, questi sono forse i limiti. Ma si era parlato anche in passato del famoso accorpamento, no, delle aziende, che si facessero sistema che per condivisione di risorse, di obiettivi, di progetti, eccetera. Però poi questo non era piaciuto all'individualismo imprenditoriale nostrano. No? Siamo il paese dei campanili, non è facile, le reti di impresa sono un'idea fantastica,
non è facile metterle a punto, ci sono anche problemi burocratici. È ovvio che mettere insieme più aziende, accorparle da forza, dà la possibilità di condividere risorse. Noi nel nostro piccolo, anche se abbiamo solo due aziende, stiamo trattando una terza, possiamo condividere risorse a livello di servizi, di marketing, di amministrazione, di infatti. Produzione, di qualità, che diventano utili a tutte le aziende. Quindi possiamo investire magari in figure professionali che la singola azienda non si può permettere, ma che con un costo distribuito fra due o tre aziende diventano sostenibili. È una delle difficoltà della dimensione piccola, che ha tanti vantaggi ma che ha anche alcuni svantaggi. Appetibilità per anche i giovani talenti, perché come diceva lei, potersi permettere certe figure professionali che hanno esperienza, che sennò se ne stanno all'estero oppure vanno da altre parti, o anche giovani che non vedono prospettive, risorse, prospettive anche di crescita all'interno di queste realtà, no? È un tema complicato, è un tema complicato, perché nelle nostre aziende, confesso, credo che bisogna trovare l'equilibrio giusto. Un top manager è difficile che venga in un'azienda di 30-35 dipendenti. È vero però che ci sono ragazzi fantastici che magari non sono ancora top manager che possono diventarlo. Io in azienda da me ho inserito almeno tre ragazzi giovani che sono arrivati senza nessuna esperienza, che ho formato pian pianino, che stiamo formando pian pianino, che crescono con noi e che stanno dando valore aggiunto all'azienda straordinario in termini di idee, di professionalità, di esperienza, di apertura mentale, di impegno, di voglia di fare, che sono fantastiche, che sono ma vengono dal mondo dello studio, cioè sono laureati oppure vengono dal mondo del lavoro? Allora abbiamo sia diplomati che laureati, quindi non generalizzerei. Di sicuro sono un grande valore per l'azienda, sono le risorse già di oggi, non di domani, sono già risorse valide oggi. Che aspettativa hanno adesso i lavoratori? Quindi è cambiato il mondo del lavoro? Beh, lei ci ha lavorato, per cui immagino che l'abbia colta questa differenza amministrando delle realtà. Perché se io vedo le nostre piccole realtà, vedo bisogno di stabilità, di serenità, di certezze, di un posto di lavoro dove sentirsi a casa, dove sentirsi importanti, dove sentirsi parte di un meccanismo, e io questo cerco di favorirlo sempre. A livello generale, dopo il Covid sono cambiate molte le cose, quindi ho letto, ho sentito che i giovani cercano di più la possibilità dello smart working, di orari di lavoro compatibili con i propri impegni e magari di un life balance più equilibrato e meno sproporzionato rispetto a quello che hanno fatto i nostri genitori, ma anche noi stessi. Anch'io ho lavorato tanto, troppo nella mia storia, ho anche trascurato un po' la mia famiglia, errore che non ripeterò mai più, ma oggi i giovani crescono con un'idea un po' diversa dell'equilibrio fra lavoro e vita privata, che non è sbagliato. E critico, ma non farei mai come ha fatto mio padre, mai come ha fatto mio nonno, quindi rifuggono questo tipo di esempio, vuol dire che hanno subito un'assenza dei genitori, che sono lavoratori, che sono quelli che hanno creato però le aziende del territorio, per cui questo è un po' un problema. Certo, non hai detto che sia la strada giusta, però io lo capisco, lo apprezzo. Una delle cose che mi piacciono tanto dei giovani di oggi, lo vedo parlando con le mie figlie tutti i giorni, l'attitudine diversa che hanno rispetto a noi, rispetto ai temi etici, sociali, ambientali. Loro sono molto più avanti. Quello che per noi è stato un imparare negli anni o aprire la mente o aprirci verso nuove situazioni, per loro è la normalità. Il punto di partenza, no? Sì, e questo è bello, questo mi fa sperare bene per il futuro. Per quanto riguarda le aziende del territorio, la transizione energetica di cui si parla, eccetera, c'è spazio per nuove aziende? Nuove nel senso proprio come principi edificanti di aziende diverse? Sicuramente, l'economia è in grande cambiamento, c'è sicuramente spazio per nuove idee, per nuove aziende, per nuove forze. L'intelligenza artificiale aprirà delle porte che oggi neanche immaginiamo. Io da metalmeccanico faccio fatica a immaginare anche quante e quali. Un pochino sì, bisogna sperare che chi gestisce questi processi di sviluppo così grandi, così interplanetari, abbia la saggezza di non andare oltre quella che è la missione, cioè di sviluppare un'intelligenza al servizio dell'uomo. Ma c'è curiosità da parte degli imprenditori nei confronti dell'intelligenza artificiale come opportunità, oppure le piccole e medie aziende la vedono un po' come qualcosa che potrebbe destabilizzarle o metterli in secondo piano? Non credo, c'è grande curiosità, c'è grande attenzione, infatti. C'è anche molta prudenza, ma non vedo timori o paure, vedo più un interesse che però in questo momento, come dicevamo prima, non avendo grandi reparti ricerca e sviluppo, non avendo grandi investimenti in ricerca e sviluppo, le PMI
fanno un po' più fatica delle grandi aziende, delle grandi multinazionali a cogliere le opportunità che l'intelligenza quindi anche artificiale là un ruolo di una associazione in categoria di farlo capire e di passare dei messaggi assolutamente importanti. Nella nostra assemblea del 19 settembre, nel corso della quale sono stato eletto presidente, abbiamo avuto il tema dell'assemblea era appunto l'intelligenza artificiale, abbiamo avuto dei relatori di altissimo livello, è stato un momento di grande stimolo, di grande interesse per tutti i 400 presenti, è stato un numero eccezionale. E allora Marco Trevisan, neo presidente Confapi Padova, grazie di essere stati qui con noi. Grazie a voi, è stato le auguro un buon lavoro naturalmente, in bocca al lupo. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, rivedete la puntata su YouTube ma anche sul nostro sito internet. Buon proseguimento. Grazie.